Nei giorni scorsi, la Società Giarrese di Storia, Patria e Cultura ha tenuto un incontro relativo alla tragedia greca, dal titolo I Sette contro Tebe, riflessioni sulla tragedia di Eschilo. In concomitanza con l'inaugurazione del 53° ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, il relatore e preside del Liceo Amari di Giarre, Giovanni Lutri, ha tenuto una conferenza sull'opera di Eschilo, in scena a Siracusa fino alla fine di giugno, presentando temi, personaggi e situazioni della tragedia. Con il supporto dato dalla lettura di alcuni passi dell'opera da parte degli alunni del gruppo teatrale del liceo, Lutri ha ripercorso la storia della tragedia di Eschilo e del teatro greco ai tempi della guerra del Peloponneso, dando al contempo informazioni storiche e culturali del tempo, facendo così emergere temi di riflessione da discutere con il pubblico presente in sala. Si tratta di una delle tragedie più significative di Eschilo, fu rappresentata nel 467 e presenta dei nodi esistenziali particolarmente interessanti, e sono qui appunto per leggere insieme ai ragazzi della mia scuola che fanno parte del gruppo teatro alcune parti della tragedia e fare delle riflessioni. L'incontro è stato fortemente voluto dal presidente dell'associazione, Nicolò Mineo, il quale ha ribadito l'importanza di avvicinare i cittadini di ogni età, dai più giovani agli anziani, alla cultura del mondo classico e in particolare al ricchissimo patrimonio teatrale che hanno lasciato i greci. Mi sembrava un'occasione particolarmente importante, sia per il tipo di testi che sono piuttosto nuovi per quanto riguarda l'impostazione siracusana, e poi anche perché c'era anche una richiesta, un interesse, spero che vengano anche studenti per queste cose, perché sicuramente i ragazzi andranno, immagino, con la scuola, però anche qualcuno degli anziani si va ugualmente, ma se è già in qualche modo predisposto anche meglio.